nostra inviata Sabrina Bellomo. Sabrina. Sì, allora sta continuando sempre lentamente il deflusso dei manifestanti. Io volevo raccontarvi una nota di colore. Qui, come vedete, si è innescata una discussione tra alcuni manifestanti e un ragazzo che è venuto invece a esprimere il suo dissenso in qualità di osservatore esterno per questa manifestazione a sostegno di Silvio Berlusconi e contro la giustizia. Però mi pare che si sia mantenuta nei termini del lecito. Allora continuiamo il nostro giro di opinioni. Lei mi dica, da dove è arrivato? Da Napoli. E è soddisfatto di quello che ha detto Silvio Berlusconi? Io sì. È quello che si aspettava? Sì, sì, sì. È d'accordo anche sul fatto che il PDL debba continuare a stare al governo con il PD? No. Diciamo che proprio... Un po' meno. Un po' meno, sì, sì. Vediamo, allora, lei da dove viene? Da Lappano, in provincia di Cosenza. Sì, ha fatto un viaggio abbastanza lungo, quante ore ci ha impiegato? Abbiamo impiegato quasi 7 ore di viaggio. E ora torna subito a casa? E ora ci tocca il ritorno, sì, altre 7 ore. Lei è proprio una fedelissima. Sì, assolutamente sì. Ma ne è valsa la pena? Sì, assolutamente. La militanza prima di tutto, la legalità. Siamo qui per questo, siamo giovani e dobbiamo impegnarci in politica. Mi dica. Solo quello che gli pare. Quando vanno a rivedere il nastro, più e cancellano quello che... No, no, guardi, siamo in diretta, non c'è alcun problema. Noi stiamo mandando in onda tutte le opinioni. Lei voleva aggiungere qualcosa? No, io voglio aggiungere che è stata una bella manifestazione, pacifica. Non è successo niente. No. Tranquilli. Non so se qualche altro comizio di... Sarebbe stato così tranquillo. Sarebbe stato così. Anzi, gli dirò che sono venuti dei provocatori in mezzo qua, dichiaratosi comunisti, e nessuno gli ha tolto un capello. Vabbè, ma i comunisti... È andato tutto bene. Questa storia dei comunisti. Lei è un manifestante oppure no? Sono un osservatore, io sono contrario a questo tipo di manifestazione. Lei è contrario, ecco, probabilmente si innescherà una nuova discussione tra favorevoli e contrari. Lasciamoli discutere, mi dica. Che Berlusconi non è un santo e nessuno lo è, ma sicuramente è l'unico che ha le capacità tra tutti di risolvere questa dannata crisi. Quindi forse... Lei ha ancora fiducia in Silvio Berlusconi come politico? Lei non deve dire ancora, perché chi crede in Berlusconi non lo fa momentaneamente, o lo fa o non lo fa. Da dove viene lei? Io vengo da Lecce. Io credo che Berlusconi sia l'unico in grado di poter risolvere questa dannata crisi, ripeto. Quindi... Anche al governo con la sinistra? Ma ormai non dire destra e sinistra, ormai è superato, bisogna dire chi ha le capacità di fare qualcosa. Chi ha fatto l'impiegato statale pagato 20 euro al mese per tutta la vita e non ha mai fatto niente alla vita, non sa fare niente, sa fare soltanto l'impiegato e basta. Bene, se non avete altre domande da studio vi ringrazio. Grazie a Sabrina Bellomo.